Siamo con Averaldo Favi, qui in Zucchetti Centro Sistemi, per parlare del mercato delle energie rinnovabili che è fondamentale per il Zucchetti Centro Sistemi. Il mercato è in crescita, Averaldo, c'è una stabilizzazione, a che punto siamo? Allora, il mercato delle energie rinnovabili è tendenzialmente in crescita. In questo momento siamo in un periodo di stasi perché veniamo fuori dall'esperienza del superbonus. Quindi noi abbiamo avuto un paio d'anni dove si è installato veramente tanto grazie all'incentivo del 110%. Questo adesso è stato soppresso, è stata soppressa anche la modalità con cui si potevano pagare gli impianti, cioè cessione del credito, in particolare la cessione del credito, e quindi in questo momento siamo in un momento di stasi. E poi c'è da dire questo, che il mercato sta cambiando in maniera radicale e stiamo passando da un mercato più concentrato sulle installazioni residenziali a un mercato che invece si sta spostando verso installazioni, noi le chiamiamo C&I, Commercial and Industrial, quindi più commerciali, più industriali, di taglia maggiore. E allora c'è un fenomeno strano per cui in termini di potenza installata, la potenza installata sarà più alta di quella degli anni scorsi, perché gli impianti singoli sono più grandi, ma come valore monetario del mercato sarà più basso, perché il volume degli impianti sarà minore. In altre parole, se facevamo 100.000 villette l'anno scorso e adesso facciamo 10.000 industrie, nelle 10.000 industrie mettiamo più potenza, ma il volume da 10 rispetto a 100.000 è minore, quindi il complesso del fatturato diminuisce. Questo non ci deve scoraggiare, è un cambiamento, un adattamento del mercato importante che deve esserci, perché le energie rinnovabili, se davvero ci crediamo, devono diventare il modo di generare energia trasversale in tutti gli ambiti dove l'energia è necessaria, dal residenziale al commerciale ai grandi impianti utility. Si può dire che Zucchetti Centro Sistemi sta creando un polo delle rinnovabili in Valdarno e sta investendo proprio in Valdarno. Sì, si può dire e ti confermo, ecco, che proprio anche in funzione di questi cambiamenti del mercato, noi siamo evoluti in maniera molto importante dal 2017, che è quando siamo nati e abbiamo cominciato. Se nel 2017 eravamo nati come un rivenditore a valore aggiunto e il valore aggiunto era il nostro contenuto tecnico, quindi il nostro software, il controllo di sicurezza, il monitoraggio degli impianti, e via via in questo modo, adesso stiamo evolvendo sempre di più verso una situazione, diciamo, a tutto tondo. Faccio un esempio: noi stiamo cooperando con una cooperativa che si chiama Elco, dove abbiamo dentro circa 38 persone che lavorano con noi e per noi in esclusiva. Quindi Elco è un nostro fornitore, un nostro terzista, che svolge un ruolo che per noi non è core, quindi è giusto terzializzarlo, ma che a noi garantisce un servizio e quindi ai nostri clienti veramente fondamentale. E si tratta per esempio del call center e di alcune piccole forme di selezione di scarti e riparazione. Siamo andati anche più avanti, stiamo collaborando adesso, sempre terzializzando questo lavoro, con una società della Penna di Terranova che si chiama OnService, dove facciamo riparazioni degli scarti. Siamo partiti a fare noi le riparazioni. Fino a un anno fa tutto quello che si scartava veniva rispedito in Cina, quindi immaginatevi i costi, immaginatevi l'inquinamento, immaginatevi tutto. Adesso siamo partiti noi, lo facciamo noi direttamente e già impieghiamo una trentina di persone. Quindi noi abbiamo un indotto che fa tutto, se poi ci mettiamo anche i magazzini che abbiamo qui locali in Transarno, vale più o meno fra 80 e 100 persone, oltre alle 50 che abbiamo qui in divisione all'interno. E quindi è come puoi vedere, insomma, un investimento che noi stiamo facendo per il territorio, nel territorio, che all'azienda porta servizi aggiuntivi, poi da dare al mercato e da dare ai nostri clienti. Per il territorio porta lavoro e sperabilmente benessere. Parliamo un attimo dell'intelligenza artificiale, come si inserisce all'interno delle piattaforme energetiche? Allora, io sono fra quelli che l'intelligenza artificiale naturalmente l'apprezza perché è un tool, uno strumento che è assolutamente universale e potenzialmente può penetrare qualsiasi tipo di attività della nostra società, però lo voglio anche,
provare a prendere un po' alla volta, perché è uno strumento che, se utilizzato male, potrebbe creare danni anche importanti. Dunque, per esempio, noi stiamo già utilizzando l'intelligenza artificiale in questo momento e lo facciamo con la documentazione tecnica. Poi lo espanderemo via via ad altre funzioni e ad altri servizi. Che vuol dire? Se noi abbiamo adesso un manuale, lo passiamo a lettura sotto un sistema di computer che lo legge, questo sistema lo acquisisce, lo apprende e te lo ridà in forma verbale. Se tu quindi sei un installatore e chiedi un'informazione tecnica su un inverter da 10 kW relativa per esempio all'uso degli MPPT, l'intelligenza artificiale va al punto del manuale che si occupa degli MPPT e ti recita quello che c'è scritto dentro. Oppure se gli chiedi per esempio ho un problema con un trasformatore amperometrico, glielo fai vedere col telefonino e lui ti dice se è messo bene, se è messo male e come lo devi mettere. Quindi è uno strumento potentissimo che noi già stiamo usando, ma che prendiamo un po' alla volta, ecco, per non strafare. È uno di quegli strumenti che, se non facciamo attenzione, poi potrebbe esporci a tanti problemi, prima di tutti quelli della privacy, ne dico uno per tutti, e quindi dobbiamo stare attenti. L'ultimo argomento che vogliamo affrontare: ZCS ha ottenuto una importante e prestigiosa certificazione, LCA. Sì, LCA sta per Life Cycle Assessment e essenzialmente vuol dire che noi teniamo sotto controllo la filiera, tutta la filiera, anche quella dei singoli componenti dell'inverter che vengono assemblati in Cina, dall'inizio alla fine della vita del prodotto. Questo noi lo facciamo, la Life Cycle Assessment è una certificazione ambientale e quindi lo facciamo sicuramente per un motivo di controllo ambientale, perché a fine vita del prodotto, e anche dicendo fine vita del prodotto lo dico per convenzione, non dovrei dirlo, perché il prodotto non arriverà mai a fine vita, arriverà sempre ad una forma di riciclo della sua vita, e quindi però per capirsi quando arriverà a fine vita del prodotto, cioè quando il prodotto avrà esaurito la sua funzione tecnica, diciamo, sarà preso il prodotto, tutti i componenti saranno riciclati. Noi consideriamo che il minimo di possibilità di riciclo di questi prodotti sia il 70% o anche qualche cosa di più, quindi lo scarto che veramente andrà poi in discarica o comunque che non sarà riutilizzato è molto piccolo rispetto a quello che invece sarà riutilizzato. Ma la cosa ancora più importante è che, tenendo sotto controllo la filiera e per avere un risultato che vada oltre il 70% di possibilità di riciclo, noi dobbiamo avere componenti a tutti i livelli, da quelli elettronici a quelli meccanici, i connettori, i cavi e così via, che siano di una qualità che questo te lo permette. E quindi con la Life Cycle Assessment ottenuta, e credo che siamo la seconda azienda del mondo ad ottenerla, no? Ce n'era solo un'altra prima di noi che era un austriaco, noi siamo la seconda azienda del mondo che la ottiene per questo tipo di prodotto. Noi possiamo tenere molto bene sotto controllo la qualità, oltre che poi dare un servizio ambientale nell'accezione che ho descritto prima.